Presidente, allora io ho ascoltato, diciamo, gli avvocati del popolo che abbiamo pure in consiglio comunale e se è vero che ce li abbiamo a Roma, che diciamo fanno le loro cose a Roma, è pur vero che qui a San Severo per favore non li fate perché non è assolutamente concepibile che si dica che un emendamento non può essere presentato, a maggior ragione perché, come diciamo, tra le righe si è capito dalla precisazione del dirigente, il problema sono i conti che non ci sono, cioè non è possibile votarlo perché non ci sono i conti e i conti non ci sono perché questa amministrazione, invece di venire preparata in una situazione così di emergenza e conti alla mano, capire dove poteva aiutare i cittadini e le imprese e dove poteva ridurre, facendo riduzioni anche, diciamo, su voci riguardanti il servizio appunto dei rifiuti, è venuta sprovvista, si è ridotta l'ultimo giorno, come giustamente è stato detto, nonostante questa richiesta sia stata fatta, ed è la cosa più grave, questa richiesta è stata fatta da tutti i consiglieri durante le commissioni, ma ci avete costretto a fare l'emendamento perché non avete avuto la capacità e la forza di farlo lì all'interno di questo regolamento consiliare perché non avevate la situazione già stabilita e fatta con i conti alla mano chiara. Quindi il problema dei revisori, vi assicuro che non esiste perché si poteva chiedere un'integrazione ai revisori e lo abbiamo fatto in altre circostanze in passato su quella voce. La cosa che vi sta bloccando è il fatto dei conti economici. Ma io mi chiedo a che senso ha fare un regolamento monco e poi modificarlo fra 2 mesi. Stessa cosa, mi chiedo come mai dobbiamo pagare alla società che ha fatto il servizio, un servizio che non era necessario, alcune parti del servizio che non erano necessarie, quindi non è stata chiesta la riduzione di alcune cose alla ditta, perché le dobbiamo pagare lo stesso? Sono altri soldi che potevano essere risparmiati dai cittadini. Allora, con le buone intenzioni che avete tutti i consiglieri comunali di maggioranza, noi siamo favorevoli, siamo favorevoli, siamo favorevoli, ma con le buone intenzioni le aziende non pagano la Tari. Le aziende non pagano la Tari, se inserite l'emendamento in questo regolamento di questa sera. E non ci saranno una questione di strumentalizzare, perché qua dobbiamo capirci sulla strumentalizzazione. Se sbagliate, noi abbiamo il dovere e la responsabilità di dirlo. Non di tacere perché sennò sembrate cattivi. Non è una questione di essere cattivi o di essere buoni. La cosa necessaria è fare la cosa giusta. Se fate la cosa giusta, noi facciamo il nostro dovere e lo abbiamo fatto, anzi, se volete il mio modesto parere, l'abbiamo fatto anche troppo. Quindi, arrivati a questo punto, siccome abbiamo una responsabilità amministrativa forte, non ci possiamo permettere di farvi sbagliare senza dirlo, perché abbiamo il dovere di tutelare le istanze dei cittadini. Faccio solo un piccolo inciso e chiudo, Presidente, brevissimo. Allora, io ho sentito consiglieri comunali che hanno parlato dell'Aro, che hanno parlato dell'aumento della raccolta differenziata, che hanno parlato delle isole ecologiche. Allora, io qui voglio capire se finora hanno vissuto a San Severo o hanno vissuto sulla Luna, perché l'Aro l'ha boicottata la scorsa amministrazione. La raccolta differenziata è diminuita di 15 punti percentuali ed è diminuita da 66 che ci aveva Savico, il sindaco Savino. Siamo arrivati a sotto il 50 di questa amministrazione. Le isole ecologiche non si sono fatte, si sono persi i finanziamenti, servizio allo sfacelo, scioperi del personale, mezzi, diciamo, fatiscenti con cui lavorano i lavoratori, le aree verdi che sembrano la foresta, 1,5 milioni di euro del servizio aumentato e mi venite a dire, a fare ragionamenti di sistema, come dobbiamo sistemare, dobbiamo dialogare. Qui dovete farvi un esame di coscienza, altro che dialogare, perché qui il problema è serio sulla questione ambientale. Qui nessuno mette mano alla questione ambientale, venite con le parole a riempire la gente di chiacchiere. Qui dovete agire, agire. Il settore ambientale è un settore che sta allo sfacelo. Chiudo, Presidente. Io spero che con questa, prima della votazione, ci sia almeno da parte della maggioranza un atto positivo rispetto a quell'emendamento, eventualmente con tutte le modifiche che si possono fare dopo. Se non lo ritenete opportuno, perderete una grossa occasione di manifestare con fatti concreti
la volontà di risolvere i problemi dei cittadini. Però grazie. Non ci venite a fare le paternali per piacere, perché qui dobbiamo risolvere veramente i problemi di imprese e famiglie. Grazie.